Va bene, buongiorno. Dunque, nella lezione di oggi cominciamo con il dimostrare questa relazione molto importante ogni qualvolta abbiamo a che fare con dei flessibili. E quindi cominciamo con questo schema. Allora, rappresentiamo questo arco che sta a significare una parte di una puleggia o di una carrucola, ma per quanto dobbiamo arrivare a dimostrare, ipotizziamo che questo sia appunto un corpo rigido fisso, questo ci aiuta a capire le cose. Questo è il centro O. Andiamo a considerare un elementino di flessibile che è adagiato su questa parte di carrucola o puleggia piatta come corpo rigido. Quindi in sostanza questo angolo è un angolo infinitesimo di teta. Questa rappresenta la bisettrice, di conseguenza questo è d teta mezzi. Bene? Allora, l'elementino di flessibile di cui stiamo parlando lo andiamo ad evidenziare e sarebbe questo. Facciamo riferimento ad un flessibile perfetto, il che vuol dire che ha una rigidezza flessionale nulla, cioè che non oppone alcuna resistenza ad una sollecitazione di flessione. Va bene? Quindi questo è l'elementino cui noi puntiamo l'attenzione. Questo elementino in generale è in una situazione di moto relativo rispetto a questo appoggio circolare di raggio R. Ipotizziamo che la massa per unità di lunghezza di questo elementino di flessibile sia Q e quindi misurabile in chilogrammo a metro. Questa lunghezza di questo elementino è pari a ds. Questo ds naturalmente sarà uguale ad un r teta, quindi la lunghezza dell'elementino. Ora andiamo a considerare l'equilibrio dinamico di questo elementino, quindi focalizziamo la nostra attenzione su questo elementino. Ma come detto più volte, quando andiamo a fare l'equilibrio statico-dinamico, dobbiamo considerare un censimento delle forze, cioè vedere quali sono le forze che agiscono sull'elementino prima ancora di scrivere le equazioni di equilibrio. In questo caso sono delle equazioni di equilibrio dinamico, pertanto includono le forze esterne, le forze vincolari e anche le forze d'inerzia, secondo il principio di D'Alembert. Bene, allora andiamo qui a riportare la perpendicolare in questo punto di contatto rispetto al raggio, cioè la tangente, che è la stessa cosa naturalmente, e analogamente da quest'altra parte per andare ad evidenziare quelle che sono le forze esterne agenti su questo elementino. Quindi, prima di tutto, qui abbiamo una tensione del filo che sarebbe la risultante delle forze che agiscono su questa sezione di flessibile, ipotizzando di averlo tagliato in questo punto.
Quindi qui noi abbiamo una forza che schematizziamo in questo modo, che è tangente a questo arco e che sarebbe uguale a P più dt, perché ipotizziamo di tirare in questo verso. Analogamente da quest'altra parte ho ancora una tensione del filo, ancora una risultante delle forze che agiscono su quest'altra sezione dove ho ancora immaginato di operare il taglio, perché voi dovete immaginare che questo flessibile naturalmente è continuo, qui lo riporto tratteggiato, ok? È continuo ed è adagiato su questo corpo rigido che, ripeto, può essere una carrucola, può essere una puleggia, ma può essere anche un corpo rigido fisso, come vedremo in alcuni esempi. Ma noi abbiamo immaginato di tagliare qui e di focalizzare l'attenzione su questo elementino di lunghezza ds. Bene, quindi qui agisce una tensione T. Ok? Bene. Queste sono in questo caso le forze esterne, ma questo elementino è anche vincolato perché è appoggiato su questa superficie curvilinea, per cui al contatto si esplicano chiaramente delle forze di contatto, ma per simmetria possiamo facilmente capire che la risultante di queste forze di contatto è diretta secondo la bisettrice e la vado a rappresentare in questo modo. Ok? Questa è la risultante delle forze di contatto e quindi la indico come NDS, ok? Per la lunghezza, diciamo, dell'arco di cinghia o di flessibile in generale. Siccome noi ipotizziamo che qui ci sia anche moto relativo, quindi stiamo tirando questo elementino rispetto al corpo rigido che riteniamo fisso per comodità, e il contatto scabro che presenta un sistema di forze distribuito di attrito, naturalmente qui ci sono anche delle forzette che agiscono, come abbiamo ben capito, in direzione contraria al modo relativo, perché rappresentano un effetto dissipativo. La risultante di quest'altro sistema di forze distribuito, che è collegato alle forze di pressione per il tramite del coefficiente di attrito, la possiamo rappresentare in questo modo, cioè perpendicolare alla precedente, ok, ossia alla NDS, e dà una intensità, come detto, che si ottiene moltiplicando il coefficiente attrito dinamico per NDS. Quindi qui ho un FNDS. Va bene? Ok, a questo punto dobbiamo andare ad includere, come anticipato, secondo il principio d'Alembert, anche le forze d'inerzia. Forze d'inerzia, in generale questo elementino sta ruotando con una propria accelerazione tangenziale e questa accelerazione tangenziale porta ad avere questa componente, che è associata, ripeto, alla componente tangenziale dell'accelerazione. Ma la forza d'inerzia, secondo il principio d'Alembert, è una forza che si ottiene moltiplicando la massa per l'accelerazione cambiata di segno. Quindi se noi immaginiamo che si stia muovendo in questa direzione, naturalmente si oppone, quindi ho già cambiato di segno, e la rappresento in questo modo. Quindi ho la massa, ma la massa sarebbe QDS, ok? QDS per la componente dell'accelerazione tangenziale, cioè dV in dt, in quanto è associata, come detto più volte, alla variazione di modulo della velocità periferica, ok? Analogamente, siccome la traiettoria è curvilinea, abbiamo anche una componente
normale dell'accelerazione che genera una forza di natura centrifuga, ok? Quindi diretta verso l'esterno. E quindi qui abbiamo un'altra componente della forza di inerzia che sarà ancora data dal prodotto della massa, cioè QDS, per un'accelerazione che è un'accelerazione normale questa volta. L'accelerazione normale la possiamo esprimere come un V quadro diviso il raggio di curvatura, ma se questa è un arco di circonferenza, di centro O è il raggio R, qui ho un V quadro diviso R. Va bene? Ok, allora abbiamo completato quello che abbiamo anche chiamato il censimento delle forze. Abbiamo le forze esterne, le forze vincolari in presenza di attrito, le forze di inerzia. Quindi siamo nelle condizioni di poter scrivere appunto delle equazioni di equilibrio dinamico. Andiamo a scegliere a tale proposito questo sistema di riferimento in maniera conveniente, quindi prendo proprio questo sistema di riferimento come asse delle ordinate e come asse delle ascisse, questo qui, va bene? Immaginate che questa sia la X, per esempio, e questa sia la Y, va bene? Ok, capiamo subito che questo angolo è uguale a d teta mezzi, che quest'altro angolo è uguale a d teta mezzi, e quindi procediamo con la scrittura dell'equazione di equilibrio, va bene? Allora, possiamo scrivere questo. Allora, I più dt per il coseno di d teta mezzi meno t coseno di d teta mezzi meno QDS dV/dt meno FmdS uguale a 0 secondo l'asse X del sistema di riferimento che abbiamo scelto, mentre secondo l'asse delle Y possiamo scrivere QDS V quadro diviso R più NDS meno T per il seno di d teta mezzi meno T più dT per il seno di d teta mezzi uguale a 0. Queste sono le due equazioni di equilibrio dinamico che possiamo scrivere per questo elementino di flessibile infinitesimo. Va bene? Ok. Allora, proprio perché abbiamo a che fare con un angolo piccolo, un angolo infinitesimo, ancora di più con d teta mezzi, noi possiamo dire che il coseno di d teta mezzi, essendo molto piccolo, è all'incirca uguale a 1, ok? E che il seno di d teta mezzi, per lo stesso motivo, è all'incirca uguale a d teta mezzi, va bene? Cioè uguale all'angolo, l'angolo naturalmente inteso come arco. Allora, in considerazione di queste ipotesi, possiamo andare ulteriormente a sviluppare le equazioni che abbiamo scritto prima, va bene? Allora, cosa possiamo scrivere? Allora, abbiamo t più dt meno t meno questo termine in realtà fa riferimento al caso più generale in cui è presente una componente tangenziale della accelerazione. Lo abbiamo introdotto qui per completezza, ma noi facciamo
principalmente riferimento al caso a regime, ok? Quindi in realtà nel caso in cui ci troviamo a velocità costante questo termine non c'è, perché la velocità periferica è costante in modulo, quindi lo escludiamo, Questo interviene, cioè entra in gioco nei transitori di accelerazione o decelerazione. Quindi per il momento, nell'ipotesi delle condizioni a regime, quella viene eliminata. E che cosa rimane? Abbiamo un Fn ds uguale a 0. Mi accorgo subito che T e T si può semplificare, e questo è quanto rimane dalla prima equazione. Dalla prima equazione quindi rimane che la n, potremmo esplicitare la n e dire che è uguale a dt diviso f ds. Ok? Andiamo a guardare la seconda equazione in virtù di queste considerazioni che fanno riferimento all'angolo piccolo. Che cosa abbiamo? Vi scrivo, quindi ho Q ds Q quadro diviso R più N ds meno T d teta mezzi meno T d teta mezzi più dt d teta mezzi uguale a 0. Va bene? Questo è lo sviluppo di quelle equazioni. Da questa seconda equazione ci accorgiamo subito che questo è dt d teta, quindi è un infinitesimo di ordine superiore, e quindi lo possiamo trascurare rispetto al resto. Proseguiamo con lo sviluppo della seconda equazione qui sopra e scriviamo allora QDS un quadro diviso R più NDS meno T d teta, ma d teta da questa è uguale a DS su R, ok? Quindi sarebbe d teta. Qui abbiamo un ds diviso r uguale a 0. Ok? Bene. Possiamo semplificare ds in questo modo e possiamo andare a sostituire nella seconda quanto abbiamo ottenuto dalla prima equazione. Va bene? E allora scrivo qui, quindi ho un Q quadro diviso R più N, ma N è uguale a dt diviso F ds meno T su R uguale a 0. Va bene? Allora, proseguiamo qui e possiamo scrivere, allora, dt, ma qui ho ds, in questo caso mi conviene ritornare a d teta. Se ritorno a d teta, qui ho dt diviso fr d teta, che è uguale, porto al secondo membro, t su r meno q quadro diviso r. Come vedete anche r va via, possiamo eliminarlo e abbiamo ottenuto questa relazione importante in forma differenziale, cioè che dt su d teta è uguale ad fi meno Q quadro. Questa relazione va incorniciata
perché è molto importante, perché mi dà la legge di variazione della tensione ai cavi di un flessibile, va bene, nelle condizioni dinamiche. L'aspetto dinamico è tenuto conto da questo termine, QV quadro, che è il termine centrifugo, no? Perché quel termine, come vedete, viene fuori da qui, no? Dalla forza centrifuga. Bene, da questa espressione in forma differenziale possiamo passare ad una espressione in forma integrale, e quindi possiamo andare ad integrare. Immaginate per esempio di avere, appunto, in questo caso per esempio una situazione del genere. Qui abbiamo un certo angolo, lo indichiamo con theta star, e abbiamo una tensione T1 applicata qui e una tensione T2 che è applicata in quest'altro punto. Quindi se io vado a integrare su tutto l'angolo di abbraccio, cioè in cui si verifica il contatto tra il flessibile e il corpo rigido, in questo caso, va bene, che cosa succede? Abbiamo l'espressione in forma differenziale, andiamo a integrare. Per integrare ci conviene separare le variabili e quindi otteniamo dt diviso t meno qv quadro, che è uguale ad un f di beta. Mi conviene scriverla in questo modo perché ho separato le variabili, come vedete, e a questo punto vado ad effettuare l'integrale. Quindi un integrale che va da un certo valore della t1 a un valore finale, t2, che corrisponde a tutto l'angolo di abbraccio, quindi non più ad un elementino infinitesimo, ma ad un angolo effettivo di abbraccio. Quindi qui ho un integrale che va tra 0 e theta star. Allora, questa integrale è molto semplice, perché vedete al denominatore abbiamo t meno qq quadro, ma il differenziale di questo è proprio uguale a dt, quindi possiamo subito esprimerlo come il logaritmo di t2 meno qq quadro diviso t1 meno qq quadro, che è uguale ad f theta star. Va bene? Abbiamo integrato quella equazione differenziale in maniera molto semplice, e da qui ottengo un'analoga espressione però in forma integrale. Quindi T2 meno QQ quadro diviso T1 meno QQ quadro è uguale ad E alla F theta star, e anche questa va incorniciata perché sarebbe l'analoga di questa però in forma integrale. Va bene? Quindi nelle applicazioni pratiche noi faremo principalmente riferimento a questa espressione, che ripeto l'abbiamo ottenuta nelle condizioni dinamiche, cioè a partire dall'equilibrio dinamico di quell'elementino flessibile, va bene? Poi come caso particolare questo è applicabile anche nelle condizioni statiche. Bene, per capire come stanno le cose vi riporto subito un esempio semplice, applicativo, ed è il seguente. Allora, immaginate di avere una sporgenza di forma cilindrica che sto rappresentando in assonometria. Ok,
E questa è una parte fissa, attaccata per esempio ad una parete, va bene? Ecco, immaginate di avvolgere una fune, perché flessibile può essere anche una fune, non necessariamente una cinghia, una fune su questo elemento cilindrico, va bene? Quindi questa fune la vado a schematizzare in questo modo. Naturalmente questa si avvolge dall'altra parte, quindi qui la tratteggio un po', ma sull'altra parte del cavo è applicato un carico, cioè un peso, va bene? È applicato un peso. E qui c'è una forza che la indichiamo con Q, sarebbe, diciamo, la forza motrice, ok? Quindi questa è una parete fissa, per capirci la gravità agisce in questo modo, questa è la direzione dell'accelerazione di gravità, va bene? Quindi ci troviamo nel piano verticale. È applicato questo corpo di forma cilindrica che ha una propria massa. Vi do anche i valori numerici, così abbiamo un esempietto pratico. Questa massa è uguale a 40 kg, ok? 40 kg applicati, quindi va bene? Di conseguenza, qui agisce il peso. Un peso P, questo peso P naturalmente è calcolabile come m per g moltiplicato per l'accelerazione di gravità. Quindi se voi andate a fare 40 per 9 è 81, ve lo dico io, è 392.4 newton, va bene? Quindi praticamente circa 40 kg forza, no? Come naturalmente ci aspettavamo. Ora, che cosa succede? Noi applichiamo questo carico Q, va bene? Questa forza, diciamo, motrice Q, e andiamo a vedere che cosa succede nel momento in cui solleviamo il peso P a velocità costante, oppure lo facciamo scendere a velocità costante. Abbiamo imparato nell'analisi del modo diretto e del modo retrogrado che le cose cambiano, perché ogni volta che c'è l'attrito, andare in un verso o nell'altro, le cose cambiano, perché le forze di attrito naturalmente si oppongono sempre al modo relativo, quindi se cambia il modo relativo cambiano anche le forze di attrito e quindi naturalmente l'equilibrio cambia, come abbiamo visto già in altre applicazioni. Ecco, vediamo che cosa succede però nel momento in cui interviene, diciamo, nel sistema un flessibile, no? Questa è la cosa nuova rispetto a quanto fatto fino ad ora. Allora, mettiamoci nella condizione di, da prima, di sollevare il carico con una velocità costante, quindi senza l'intervento di strappi o di accelerazioni, quindi qui abbiamo una velocità più costante. Che cosa succede al contatto del flessibile con questo corpo rigido? Questo corpo rigido è fermo, no? Va bene? Che cosa succede? Succede che qui noi abbiamo naturalmente una situazione in cui l'angolo di abbraccio, va bene? Come potete ben intuire, è pari a 180 gradi, no? Perché la fune è tangente da un lato e tangente dall'altro lato sulle verticali, quindi è 180 gradi l'angolo di abbraccio, va bene? Cioè se lo vado a rappresentare qui nel piano, perché lì è in assonometria, noi abbiamo questa situazione, ok? Quindi abbiamo questo elemento che è fisso. Qui abbiamo il carico P e qui abbiamo la forza motrice Q. Ci siete?
è la stessa cosa però vista nel piano. Quindi l'angolo di abbraccio è questo qui, ci siete? L'angolo di abbraccio è questo, cioè vuol dire che il nostro theta star, perché così l'abbiamo chiamato nella equazione integrale, è proprio uguale a 180 gradi, però va espresso in radianti, quindi è uguale a pi greco. Va bene? Ok. Naturalmente dobbiamo conoscere anche il coefficiente d'attrito al contatto, ipotizziamo che F sia uguale a 0.3 per fare un esempietto numerico e quindi una prima applicazione di queste formule. Ecco, questa è una situazione in cui, diciamo, il termine centrifugo è trascurabile. Perché? Perché il movimento della fune, immaginiamo per esempio di tirare a mano, la velocità è estremamente contenuta. Se fate per esempio il confronto con un'applicazione dinamica tipo, cosa che vedremo tra poco, la trasmissione a cinghie, è naturale che c'è una grande differenza di velocità. Quindi diciamo che in tutte queste applicazioni cosiddette statiche vuol dire a basse velocità, dove praticamente le forze d'inerzia sono trascurabili, in questa formula possiamo trascurare il termine centrifugo, va bene? Soltanto per questo tipo di applicazioni. E quindi la formula si semplifica abbastanza. Ma cerchiamo di capire come la applichiamo. Allora, nel caso della salita, lo rifaccio anche qui, cioè vado a indicare la velocità di salita, che cosa succede al contatto? Al contatto tra flessibile e cilindro nasce un sistema di forze distribuito tangenziale che è accoppiato per il tramite del coefficiente d'attrito al sistema di forze normali, che agisce come? Contro la V, perché se io sto sollevando questo peso, naturalmente su questo ramo sale e l'altro ramo scende, naturalmente, perché se questo cavo, questa fune, la riteniamo perfettamente flessibile da un lato, dall'altro lato, in questo caso ipotizziamo che sia inestensibile o quasi in senso assieme. Ok? Quindi vado a tirare e questa si abbassa. Quindi al contatto nasce un sistema di forze distribuito che possiamo schematizzarlo in questo modo per rendere le cose più intuitive, con delle freccette, ok, che agiscono chiaramente in modo tangenziale, vedete? Agiscono contro la velocità, cioè questo sistema di forze distribuite. Ma così rappresentato vanno contro la V, e così deve essere, ma purtroppo vanno anche contro la forza motrice, perché come vedete vanno a favore della B e contro la Q. Quindi in realtà io non ci guadagno. Se io vado a sollevare un peso appoggiando la fune su una parte fissa, scabra, sicuramente scabra, io mi sforzo di più, cioè devo applicare una forza che è più grande del peso. Ok? È più grande per questo motivo. Naturalmente queste sono considerazioni intuitive, noi dobbiamo essere in grado anche di fare dei calcoli, siamo in grado di farli per il tramite di questa relazione che adesso andiamo ad applicare. Quindi come la possiamo scrivere questa? La particolarizziamo in questo modo, cioè Q diviso P è uguale ad E alla F di greco. Va bene? Alla F di greco, e quindi possiamo di conseguenza calcolare la Q che sarà uguale a P per E alla F di greco, ma la P già sappiamo che è uguale a 392.4 newton per E alla 0.3 per pi greco. Se voi fate questo conticino, vi viene fuori questo numero, cioè 1007 newton circa. Va bene? Ci abbiamo rimesso un bel po', no? Vedete che non è conveniente, perché 1000 newton sono 100 kg,
no? All'incirca. Quindi sono 40 kg forza, naturalmente, quindi praticamente non ci guadagniamo manco per niente, perché io per sollevare un carico di 40 kg devo applicare la forza di 100. Perché? Perché l'attrito gioca contro. Va bene? Quindi questo sistema non è conveniente, diciamo, per il sollevamento dei carichi. Va bene? Non è conveniente. Vediamo che cosa succede nella situazione opposta, cioè nel momento in cui stiamo facendo scendere il carico sempre a velocità costante. Va bene? Stessa situazione, la sola differenza che la V è diretta verso il basso, quindi sto accompagnando il carico in discesa. Va bene? Guardate che le cose cambiano di parecchio. Chiaramente questo dipende anche da questo coefficiente d'attrito, che in questo caso è abbastanza alto, 0,3 come coefficiente d'attrito dinamico, un bel valore, quindi vuol dire che la superficie a contatto ha una notevole scabrezza, ok? Ma meglio così, in modo tale da mettere maggiormente in evidenza questa differenza. Nel momento in cui va in discesa, questo sistema di forze distribuito, che ho schematizzato qualitativamente in questo modo, diventa il contrario, va bene? Cioè le forzette qui al contatto, chiaramente le devo rappresentare fuori anche se sono tangenziali, cambiano diverso. Perché? Perché è cambiato diverso la velocità relativa. Nel momento in cui cambiano diverso, vedete che vanno a favore della Q e agiscono contro la P. Quindi quando vado ad applicare questa formula, la devo applicare all'incontrario, va bene? Al contrario. Quindi che cosa posso scrivere? Che la Q, perché è sempre quella che noi vogliamo determinare, sarà uguale alla P diviso E alla FP greco, va bene? E quindi qui ho, sempre in newton, al numeratore ho 392.4 newton diviso E alla 0.3 pi greco, che è complessivamente uguale a 2.565, questo termine qui. Quindi otteniamo come risultato circa 153 newton. Questo, io ho fatto questo esempietto numerico per farvi capire la grande differenza che c'è. In questo caso ci guadagno parecchio, cioè mi stanco di meno, va bene? Gli operatori che utilizzano le funi per scendere il carico lo sanno bene, che naturalmente così sono avvantaggiati nel mantenere il carico, nel farlo scendere, anzi addirittura cosa si può fare? Che la fune la posso avvolgere più volte, e vedete che la variazione è esponenziale, non è una variazione di poco, è esponenziale, perché se io qui anziché il pi greco ci metto 4 pi greco perché ho fatto due giri, e questa aumenta in maniera esponenziale, va bene? E quindi c'è un grosso vantaggio. Quindi queste sono delle applicazioni importanti, immaginate nell'ambiente navale, no? È molto utilizzato questo concetto. Però attenzione, perché dobbiamo sempre tenere a mente come lavorano le forze di attrito. Quindi se sta in discesa io devo applicare una forza di 15 kg, no? Parliamo di chilogrammi forza, che ci sono più familiari, fermo restando dei conti vanno fatti in questo modo, ma diciamo è più comune parlare di chili, quindi 15 kg contro i 40 che rappresentano il peso. E invece se lo vado a sollevare ne devo applicare 100 contro i 40, va bene? Ecco, questo è un discorso molto importante, e ripeto, questo andamento è esponenziale. Se voi andate a fare un grafico di questa funzione a parità di T1, chiaramente questa cresce in modo esponenziale in funzione dell'angolo di scorrimento.
Ok, e questa è una, diciamo, una prima applicazione importante di questa formuletta che abbiamo appena dimostrato. Ma i flessibili vengono applicati anche per situazioni dinamiche e, diciamo, la situazione dinamica più importante è sicuramente quella della trasmissione aciclica. Va bene? Allora andiamo a considerare ora una trasmissione aciclica. Abbiamo una puleggia motrice ed una puleggia condotta. In genere il rapporto di trasmissione è maggiore di uno, raramente si opera una moltiplicazione, naturalmente può succedere, ma nella maggior parte dei casi si effettua una riduzione della velocità. Va bene? E allora, questo è il ramo superiore e questo è il ramo inferiore della cinghia, che si avvolge come un unico elemento chiuso, quindi se la vedete smontata la cinghia, naturalmente è un anello chiuso, ok? Bene, questa è O con 1, questa è O con 2, andiamo a mettere in evidenza l'angolo di abbraccio. L'angolo di abbraccio totale della puleggia motrice è alfa con 1. Analogamente qui, immaginando nel caso ideale che queste siano, questi due rami di cinghia siano perfettamente tangenti, qui abbiamo l'angolo di abbraccio, no scusate, dall'altra parte, l'angolo di abbraccio alfa 2, va bene? Che sottende l'arco di contatto, sottende l'arco di contatto della cinghia con la puleggia. Naturalmente questi O1 ed O2 rappresentano le tracce dei due assi dell'albero motore e l'albero condotto, che sono paralleli, in questo caso ritenuti perpendicolari al piano della lavagna. Bene, allora andiamo avanti con questa schematizzazione e andiamo a considerare che questa è la puleggia motrice, quindi qui abbiamo una coppia motrice che concorde alla velocità angolare omega 1, qui abbiamo una velocità angolare omega 2 con una coppia resistente che naturalmente si oppone alla velocità angolare. Allora, qui possiamo fare delle considerazioni naturalmente di natura cinematica e di natura statica dinamica, va bene? Allora, dal punto di vista cinematico, prima di tutto andiamo ad esprimere il rapporto di trasmissione, va bene? Rapporto di trasmissione nelle condizioni ideali. Condizioni ideali vuol dire di cinghia ritenuta inestensibile, quindi con rigidezza infinita in senso longitudinale, ok? Allora, sotto questa ipotesi, se io vado a prendere questo punto qui, che è il punto di tangenza di questo ramo di ciglia, quello superiore, con la puleggia, diciamo la circonferenza primitiva della puleggia, praticamente qui riteniamo che non ci sia strisciamento, e quindi la velocità di questo punto ritenuto appartenente alla puleggia 1 o appartenente a questa cinghia è uguale, ok? Quindi vado a rappresentare questo vettore velocità di questo punto che lo indico con V con 1, va bene? Quindi questo è V con 1. E ripeto, è lo stesso sia se lo considero appartenente alla puleggia, sia se lo considero appartenente alla cinghia. Ritenendo poi la cinghia inestensibile, come dicevo prima, se io vado a considerare questo altro punto, che sarebbe quello ideale di tangenza del ramo superiore della cinghia, con la puleggia 2, cioè quella condotta, naturalmente se è inestensibile,
naturalmente è come se fosse un corpo rigido, giusto? Quindi vi ricordate che le componenti delle velocità devono essere uguali, quindi naturalmente qui ho una, per il momento la indico come V con 2, ma da quanto ho appena detto V con 1 è uguale a V con 2, ok? Quindi V con 1 è uguale a V con 2 nell'ipotesi di filo inestensibile o di ciglia inestensibile. Ma la V con 1 abbiamo detto che è anche la velocità di questo punto appartenente alla puleggia 1 motrice, e quindi la posso scrivere come omega 1 R con 1. Analogamente questo punto lo posso considerare appartenente alla puleggia condotta, ok? E quindi lo posso scrivere come omega 2 R2, quindi come la velocità periferica della puleggia condotta. Ok, a questo punto il discorso è molto semplice, perché per definizione il rapporto di trasmissione tau, dato il rapporto della omega 1 su omega 2, e stando a questa relazione, la validità di questa relazione, questa è uguale a R2 diviso R1, e questa è l'espressione del rapporto di trasmissione nelle condizioni ideali, cioè di cinghia inestensibile. Come vedete, il rapporto di trasmissione è inversamente proporzionale al rapporto dei raggi, ok? O meglio, è dato dal rapporto di R2, che devo indicare, che sarebbe questo, con R1 della puleggia motrice. Quindi dal punto di vista cinematico, per il momento possiamo venirne fuori in maniera molto semplice. Andiamo a vedere un po' dal punto di vista dinamico. Naturalmente in questo caso sto considerando la situazione in cui questo è telare. Dal punto di vista dinamico, come detto più volte, se noi andiamo a considerare una superficie immaginaria che racchiude per esempio la puleggia motrice, vedete che questa superficie opera questo taglio qui e questo taglio qui. Nel momento in cui taglio, naturalmente devo sostituire con delle forze, no? Dal principio di azione e reazione. Quindi qui, focalizzando l'attenzione sulla puleggia motrice, qui devo mettere delle forze che naturalmente rappresentano la tensione della fune nel ramo superiore, e questa è la tensione della fune o della cinghia nel ramo inferiore. Ok? Naturalmente l'equilibrio della puleggia deve essere rispettato, va bene? Immaginiamo di essere ancora nelle condizioni a regime, quindi a velocità costante, quindi non nei transitori di avviamento o di arresto. Se vado a considerare in particolare l'equilibrio alla rotazione intorno al polo o con uno, va bene, io qui mi trovo una, questa è la T con 1, questa è la T con 2 che è maggiore della T con 1, e da questo equilibrio di cui parlavo posso scrivere che C con M sarà uguale a T2 meno T con 1 per R1, equilibrio alla rotazione della puleggia motrice. Va bene? Ancora posso fare un ragionamento simile puntando l'attenzione sulla puleggia condotta. E anche qui, come vedete, ho un taglio e ho una tensione che naturalmente è uguale e contraria alla T con 1. La schematizzo in questo modo, ma scrivo ancora T con 1, va bene? Analogamente per la parte inferiore ho una forza uguale e contraria, che è la nostra T con 2. Va bene? Tant'è vero che se isolassi questo ramo di
cinghia nella parte superiore, che cosa avrei? Se questo fosse il ramo di cinghia, mi chiamo questo punto con A, questo con B, quindi questo è il punto A, questo è il punto B, questo ramo di cinghia sarebbe soggetto a quali forze? A una T con 1 e T con 1. Soggetto a trazione, naturalmente, perché un flessibile è in grado di reagire solo allo sforzo di trazione, non certo a quello di compressione, no? Solo a sforzo di trazione. Questo vale per il ramo AB, se vogliamo puntare l'attenzione anche sul ramo di cinghia nella parte inferiore, quindi CD, avrei quest'altra situazione, questo è C, questo è D, e avrei una situazione simile, ancora soggetto naturalmente a trazione, però le forze agenti sarebbero rappresentate dalla T2, quindi T1, T2. Questo se andassi ad isolare i due rami di cinghia nella parte superiore e nella parte inferiore. Bene, ritorniamo all'equilibrio alla rotazione della puleggia condotta. Se vado a considerare l'equilibrio intorno al polo o con due, bene, anche in questo caso posso scrivere che C con R è ancora uguale a T2 meno T con 1, attenzione, per R2, ovviamente, perché il braccio di ciascuna di queste forze è rappresentato dal raggio R2. Va bene? Questo è l'equilibrio alla rotazione della puleggia condotta. Bene, però come vedete, affinché siano rispettati questi equilibri e affinché ci sia una coppia motrice o resistente diversa da zero, che cosa è necessario? Va bene? Che cosa è necessario? Che queste due tensioni risultino diverse, perché se sono uguali è uguale a zero. Prima osservazione importante, ok? Vedete qui, se queste sono uguali, questa va a zero, quindi niente coppia motrice, analogamente niente coppia resistente, ma la coppia resistente è uguale al contrario a quella utile, quindi è la coppia trasmessa. E questo comunque è un meccanismo che effettua la trasmissione del moto, no? Nelle applicazioni della meccanica delle moto. Quindi sicuramente queste due tensioni devono essere diverse. E chi è che determina la differenza tra queste due tensioni? Perché alla fine questa differenza rappresenta la forza motrice. Ok? Più è grande questa, e maggiore coppia trasmetto. Va bene? Più queste due sono vicine tra loro come valori, va bene, e più la coppia motrice è piccola, ma la potenza meccanica è il prodotto della coppia per la velocità, quindi se abbasso la coppia, naturalmente abbasso anche la potenza che vado a trasmettere, ok? E allora dobbiamo prestare una certa attenzione a questo aspetto. Chi è che ci viene in aiuto? Le relazioni che abbiamo appena introdotto questa mattina, che ce l'abbiamo in forma differenziale e in forma integrale. Perché? Perché qui abbiamo il contatto del flessibile, cioè della cinghia con la puleggia, lato puleggia motrice. E anche qui abbiamo questo altro arco di contatto tra la cinghia e la puleggia condotta. Quindi evidentemente qui succede qualche cosa, cioè la differenza di queste due tensioni tra il punto D, che sarebbe T2, e il punto A, che sarebbe T1, con T2 maggiore di T1, è determinato unicamente dal contatto cinghia-puleggia. Va bene? Ma la situazione è un pochino differente, è un pochino più complicata di quello che abbiamo considerato questa mattina. Infatti nell'esempio semplice che vi ho fatto, ho precisato che è un'applicazione statica, perché lì il cilindro è fisso e quindi abbiamo il cilindro fisso e il cavo, in quel caso, che si avvolge su questo e scorre in modo relativo rispetto al cilindro fisso. Qui la situazione è un po' diversa perché noi stiamo trasmettendo il moto, quindi è un'applicazione dinamica, per cui la puleggia gira e la cinghia gira insieme alla puleggia. E allora dobbiamo un po' ragionare per vedere come stanno le cose. Sicuramente questa formula la possiamo applicare, la riscrivo qui,
quella in forma integrale, quindi T2 meno QV quadro diviso T1 meno QV quadro è uguale a D alla F theta star. Continuo a scrivere theta star, quando invece l'angolo di abbraccio è alfa 1. Quindi questo vuol dire che c'è una differenza tra l'angolo di scorrimento, cioè quello che corrisponde all'arco di contatto in cui effettivamente si ha moto relativo tra il flessibile e il corpo rigido, in questo caso la puleggia, e l'angolo di contatto effettivo. Ok? Bene. Allora si possono verificare delle condizioni limiti. Abbiamo anche detto che all'aumentare di questo angolo in maniera esponenziale sale la differenza delle tensioni, giusto? Perché la T2 sarà tanto più diversa rispetto alla T1 quanto maggiore sarà l'angolo di scorrimento, perché il legame è esponenziale, giusto? Ma qual è l'angolo di scorrimento massimo di cui noi disponiamo nella trasmissione a ciglia? E questo qui è alfa 1, più di quello non possiamo andare, no? Perché il contatto si verifica soltanto tra D ed A sotteso da alfa 1, va bene? Quindi l'angolo massimo è alfa 1. Quindi al massimo noi possiamo considerare un theta star che è uguale ad alfa 1, cioè l'angolo di abbraccio. Bene, qual è il risultato di questa condizione di funzionamento? Beh, sicuramente che la T2, consentitemi di trascurare, anche se in questo caso non è più trascurabile, il termine centrifugo, ma solo per capire qual è il legame, la T2 sarebbe uguale a una T1 per E alla F alfa 1, che è il valore massimo, quindi ho massimo valore della T2 rispetto alla T1 e quindi la massima differenza. Ma quando qui ho il valore massimo, perché vi ricordo che il grafico della funzione è di questo tipo, cioè se questo è theta star, questa è la T2, questa è la T1, perché per theta star uguale a 0 e alla 0 e 1 le tensioni sono uguali. Giusto? Quindi là il grafico della funzione è di questo tipo qua, esponenziale. Va bene? Quindi all'aumentare di questa, come vedete, aumenta di parecchio in modo esponenziale. Il valore massimo è questo, e quindi immaginate che so che l'alfa 1 sia proprio questo qui, e quindi ho un valore di T2 che è parecchio più grande di T con 1. Ma essendo parecchio più grande di T con 1, se lo vogliamo vedere anche su questo grafico, questo qui sarebbe T2 meno T con 1, giusto? Su questo disegnino. Ma T2 meno T con 1 a che cosa è uguale? È uguale a C con M su R1. Quindi se io aumento questa differenza, vedete, aumenta la coppia motrice, ma tenendo costante la parte cinematica, perché la parte cinematica è dettata dal rapporto di trasmissione, no? Cioè se qui a valle c'è una macchina operatrice, non so, una pompa, un compressore o un nastro trasportatore, quello che volete, naturalmente le velocità sono imposte tra il motore e l'utilizzatore, sono imposte dalla particolare applicazione. Ok? Quindi ragionare su questo, aggiungo ancora un'informazione, che la potenza in entrata sarebbe C con M omega 1, e quindi naturalmente se noi aumentiamo questa, praticamente io riesco a trasmettere una potenza maggiore e potrei essere interessato a trasmettere una potenza maggiore, giusto? Tutte le cose sono concatenate tra di loro. Quindi, in sintesi, aumentare l'angolo di scorrimento significa aumentare la differenza delle tensioni, ossia aumentare la coppia motrice, ossia aumentare la potenza trasmessa. Però dobbiamo
dobbiamo fare attenzione, perché noi qua ci siamo messi in una condizione di funzionamento anomalo, perché noi siamo messi nella situazione in cui si verifica quello che si chiama scorrimento globale, cioè moto relativo macroscopico tra la cinghia e la puleggia. Siccome penso che molti di voi abbiano visto, almeno da spettatore, da osservatore, un sistema di trasmissione a cinghia, non credo che nessuno di voi abbia notato un moto relativo macroscopico, quindi visibile, ok, tra la cinghia e la puleggia. Ok? Quindi naturalmente in questa situazione ci troviamo in una condizione di funzionamento anomalo, ripeto, di scorrimento globale, che è un funzionamento indesiderato, perché nel moto relativo, innanzitutto, diciamo, ho un moto relativo macroscopico e quindi non trasmetto più potenza, no? Perché perde il passo, naturalmente. Inoltre, si ha un grande riscaldamento per attrito sia della cinghia che della puleggia con una usura, e quindi ovviamente per tutti questi motivi naturalmente questa condizione di funzionamento non è quella giusta, anche se sotto l'aspetto della trasmissione di coppie e di potenza sembrerebbe interessante, anche allettante, ok? Ma non considerando globalmente il problema, ok? Allora, evidentemente da tutto questo, lo schematizziamo qui, tutto questo porterebbe allo scorrimento globale. Ok? Se questa non è la condizione giusta di funzionamento, ebbene deduco che cosa? Oltre quell'angolo non posso andare, devo stare sotto, quindi evidentemente l'angolo di scorrimento deve essere inferiore all'angolo di abbraccio. Naturalmente questo vale per l'angolo di abbraccio della puleggia motrice, ma anche di quella condotta, naturalmente. Deve essere inferiore. Nel momento in cui è inferiore, vuol dire che c'è un'aliquota dell'angolo di abbraccio in cui non si ha scorrimento, va bene? E allora arriviamo a questa relazione, cioè l'angolo di scorrimento più l'angolo di aderenza, lasciatemi scrivere soltanto alfa perché vale naturalmente anche per quella condotta, questo corrisponde all'angolo di scorrimento, perché se guardate la dimostrazione, noi siamo partiti dal considerare un moto relativo. Questo è l'angolo di aderenza in cui non si ha scorrimento, la somma ovviamente deve essere uguale all'angolo d'abbraccio, che quello è. Va bene? Ok. A questo punto il discorso diventa interessante, perché se parliamo di scorrimento globale, quindi di moto relativo macroscopico, la cosa penso che sia più intuitiva. Forse meno intuitiva è ritenere, considerare la situazione in cui sullo stesso d'angolo di abbraccio, va bene, io ho una parte di cinghia che scorre e una parte no. Perché questo è, lo abbiamo schematizzato qui. Bene, questo si giustifica con il fatto che nella realtà naturalmente la cinghia non è inestensibile, quindi non ha una rigidezza infinita in senso assiale, bensì si comporta un po' come una molla. Qualcuno dice che questo è associabile, e io sono d'accordo, a un moto vermicolare, una sorta di fisarmonica, va bene? Quindi si verificano degli scorrimenti, degli strisciamenti a livello microscopico che non sono tanto percepibili ad occhio nudo, va bene? E questo ci fa capire perché in alcuni punti si verifica strisciamento e in altri no, sullo stesso arco di contatto, va bene? Quindi la cinghia, ripeto, non è nella realtà inestensibile, bensì presenta una certa rigidezza, ma anche una certa deformabilità in senso assiale,
e quindi ha questo moto, ripeto, che è una sorta di fisarmonica. Va bene? E abbiamo dato anche una spiegazione un po' più intuitiva a questo risultato. Ma dal punto di vista pratico, ingegneristico, come si fa a tarare questa aliquota? Cioè, chi è che lo stabilisce? Come facciamo nella realtà ad avere un angolo di aderenza più o meno grande rispetto a quello di scorrimento o viceversa? Bene, questo è, dal punto di vista pratico, determinato dal tiro, cioè dal tiraggio della cinghia. Perché, come detto, la cinghia è un unico elemento, quindi va montata sulle due pulegge e poi naturalmente messa in tiro. Ci sono diversi sistemi di tiro, uno, forse più intuitivo, più semplice, è praticamente ritenere questa fissa su dei supporti e l'altra fissa su un supporto dove però questo supporto è scorrevole, cioè che riesco a tirare, naturalmente con dei tiranti, con dei bulloni opportuni, no? Vado a fare il tiraggio, va bene? Quindi questo nella realtà è il tiro che va a determinare questa differenza. Questo è anche il motivo per cui dal punto di vista pratico non conviene tirare troppo, no? E questo lo voglio sottolineare perché forse l'intuito potrebbe portarci in un'altra direzione, no? Perché uno potrebbe essere tentato di dire io tiro di più e miglioro le cose. Non è vero, non è vero, non è vero, perché la cinghia lavora, diciamo, abbastanza lenta. Per questo motivo, secondo questo modello matematico un po' semplificato, no? Però qualche informazione ce l'abbiamo, perché se noi tiriamo troppo aumenta l'angolo di aderenza a discapito di quello di scorrimento, ma se aumenta troppo l'angolo di aderenza diminuisce la differenza delle tensioni e diminuisce la coppia motrice che io riesco a trasmettere. No? Sembra un paradosso, ma è così. Bene, a questo punto passiamo alla parte, diciamo, più applicativa, e il tiro, quindi il forzamento iniziale, può essere determinato con vari dispositivi. Ne ho accennato uno tra questi, ma ci sono altri dispositivi, per esempio, che prevedono l'utilizzo del galoppino. Immaginate le trasmissioni a cinghia, anche la cinghia di distribuzione dell'automobile, sono presenti dei galoppini per il tiraggio. Ma questa è un'altra storia. Dal punto di vista, diciamo, dei calcoli, si assume solitamente questa relazione, cioè che T0 è il valore medio tra le tensioni T1 e T2. Attenzione, T0 è la tensione determinata dal forzamento. Va bene? E questa relazione è molto importante, è una relazione empirica. Questo 2 sta un po' a vantaggio della sicurezza, si possono fare varie ipotesi, questo numero verrebbe inferiore, ma prendendo 2, diciamo, empiricamente ci troviamo con dei risultati più che accettabili, e quindi queste sono le relazioni che noi dobbiamo utilizzare. Le vado ad incorniciare, quindi due equilibri alla rotazione della puleggia motrice condotta, la legge di variazione della tensione in forma integrale, e abbiamo aggiunto questa che è legata al forzamento iniziale e quindi alla tensione iniziale. Va bene? Allora, quali possono essere, per esempio, i dati del problema? No? I dati del problema, poi insomma farete delle esercitazioni, ma cerchiamo di capire subito cosa può accadere nella realtà. Nella realtà, solitamente, cosa conosciamo? La potenza da trasmettere, va bene? Quindi la potenza meccanica sarà uguale a C1m per omega 1, ok? Conosciamo in genere il rapporto di trasmissione, che dipende dalle caratteristiche dell'utilizzatore,
va bene? Quindi scegliamo un motore che ci dà una certa, in condizioni di funzionamento nominale, una certa potenza meccanica, va bene, e un certo numero di giri e quindi una velocità, ripeto, in condizioni di funzionamento nominale, va bene? Quindi dal numero di giri, quindi la potenza e il numero di giri del motore, se pensiamo, come spesso accade in un motore elettrico, praticamente da n ricaviamo la omega, in questo caso la omega 1, che è uguale a 2πn diviso 60, e quindi ottengo la velocità angolare. Da questa informazione ricavo la coppia motrice, che è uguale alla p diviso la omega 1. Quindi vedete che dai dati di targa del motore, cioè potenza e numero di giri, io ricavo la coppia motrice. La coppia motrice è naturalmente anche la velocità angolare della puleggia motrice. Naturalmente dal rapporto di trasmissione io risalgo al raggio e quindi alle dimensioni della puleggia condotta. Questo chi me lo dice? Dipende dall'utilizzatore, naturalmente, e quindi dalla particolare applicazione. Per cui da qui posso ricavare la omega 2, che sarà uguale alla omega 1 diviso tau. Questo è un altro parametro solitamente assegnato, va bene? E quindi vedete come da queste informazioni io posso subito schematizzare il tutto sulla falsa riga di quanto fatto prima. Quindi puleggia motrice, puleggia condotta, la omega 1 l'ho ricavata, la C con M la conosco, la omega 2 la conosco, naturalmente ricavo anche R1 e R2, ok, e quindi ho impostato il discorso. Ecco, dopodiché devo fare un certo forzamento. Per esempio può essere assegnato il forzamento iniziale o comunque il sistema di forzamento che mi consente di risalire alla T con 0, va bene? Quindi morale della favola, io solitamente ho queste due equazioni, quindi C con M uguale a T2 meno T con 1 per R1 e quest'altra che vi riscrivo qui sotto, T0 uguale a T1 più T2 diviso 2. Queste sono le due equazioni che solitamente vado ad utilizzare. L'R1 l'ho ricavato, diciamo, dal rapporto di trasmissione, dalla scelta della puleggia motrice, la C con M ho visto come posso ricavarla, la T con 0 deriva dal sistema di forzamento, va bene? Ho due equazioni, due incognite, va bene? Quindi da questo sistema di due equazioni, due incognite ricavo la T1 e la T2, va bene? Ricavata la T1 e la T2 vado a fare una verifica. Questo è un modo di procedere. La verifica la faccio con la T2 meno QV quadro diviso T1 meno QV quadro e alla F per la stare. Cioè da qui ricavo T1 e T2, le vado a sostituire in questa relazione e mi ricavo l'angolo. L'angolo di scorrimento, il coefficiente d'attrito, lo considero noto naturalmente, la cinghia naturalmente la conosco, perché quindi conosco naturalmente anche la massa per unità di lunghezza, quindi da questa relazione ricavo il theta star e vado a verificare che risulti inferiore ad alfa 1. Va bene? Deve essere inferiore ad alfa 1, nel momento in cui ho ricavato il valore numerico posso ricavare anche il theta a, cioè per differenza l'angolo di aderenza. Va bene, allora andiamo ancora avanti in questa direzione e un'altra cosa importante che devo dirvi è la seguente, perché noi abbiamo un angolo di aderenza e un angolo di scorrimento, però è importante capire dove è situato l'uno e dove è situato l'altro, no? Ecco, allora diciamo che
l'angolo di aderenza precede sempre nella direzione di avvolgimento quello di scorrimento. Quindi in realtà se la puleggia motrice, come in questo caso, sta ruotando in senso orario, va bene? Allora l'angolo di aderenza si trova nella parte in basso, ok? Quindi questo corrisponde all'angolo di aderenza. Dopodiché c'è l'angolo di scorrimento e naturalmente qui succede qualcosa di diverso, perché l'angolo di aderenza sta nella parte superiore. Come potete immaginare, qui la parte tesa della cinghia sta nella parte inferiore, no? Parte inferiore è tesa, il ramo lento sta nella parte di sopra, perché come vedete la T2 è maggiore di T1, quindi il tratto CD è tirato maggiormente rispetto al tratto AB, che è quello superiore, va bene? E questo è un altro aspetto importante. Bene, fino ad ora noi abbiamo considerato una cinghia piatta, quando noi sappiamo che nella maggior parte dei casi, direi sempre, quasi sempre, abbiamo a che fare con cinghie trapezoidali. E allora dobbiamo vedere qual è la differenza tra il caso di cinghia piana e quello di cinghia trapezoidale. Andiamo a considerare questa sezione di questa puleggia monogola, che possiamo averla naturalmente a più gole. Ok, questo è l'asse di rotazione, velocità angolare omega. Andiamo a mettere in evidenza la parte della puleggia che è vista in questo caso in sezione, e come vedete è presente una sola gola. Ok? Allora, qui abbiamo un certo angolo di apertura della gola che lo indichiamo con beta. Poi all'interno della gola naturalmente va collocata la cinghia, che deve avere una sagoma tale da infilarsi qui dentro, quindi ha una sezione trapezoidale, ovviamente. Ok? Attenzione che per sfruttare l'effetto cuneo, e questo vale sempre anche negli accoppiamenti conici, naturalmente la parte inferiore della cinghia non deve toccare il fondo della gola, perché se toccasse il fondo verrebbe meno l'effetto cuneo. Questo è fondamentale. Va bene? Ecco. Allora, questa è la sezione della cinghia. Va bene? Che cosa succede? Dobbiamo andare un po' a buttare l'attenzione. Se volete possiamo anche per completezza riportare qui anche una vista diversa. Quindi questo è l'asse di rotazione. Va bene? E qui ci abbiamo il contatto della cinghia sulla parte laterale, e questa è la parte inferiore della puleggia. Ok? Sto praticamente considerando una sezione. Ok? Sto guardando, immaginando una sezione AA. Va bene?
quindi sto guardando in questo modo. Naturalmente qui in giallo ho il contatto laterale della cinghia sulla puleggia, va bene? Andiamo a vedere un po' l'analisi delle forze. L'analisi delle forze è questa. E qui abbiamo dei contatti che non sono più sul fondo, come per la cinghia piatta, ma abbiamo dei contatti sulle facce laterali. Ok? Delle facce laterali che possiamo qui andare a rappresentare, per esempio, in questo punto, la risultante da forze normali, che è per esempio questa, da un lato, e la risultante delle forze normali, quindi questa la indico come N ed N, sull'altro lato, sulle due facce. Chiaramente ho una distribuzione di forze di contatto, ma in totale ho delle forze normali che sono inclinate rispetto all'orizzontale di un angolo che, come potete ben capire, è uguale a beta mezzi. Va bene? Ecco, ma noi siamo interessati ad una N', cioè alla forza normale totale equivalente al caso di cinghia piana. Indichiamo questa come una N', ma questa N' può essere considerata come la risultante delle due N. Allora mi spiego meglio. Quindi qui considero questa, che è una N, che è inclinata in beta mezzi. Qui considero, questa è una N della faccia sinistra, sul contatto a sinistra, e qui abbiamo l'altra N, questo angolo è sempre beta mezzi, naturalmente, e ho ancora la N, giusto? Per simmetria, naturalmente ho la stessa N, perché naturalmente la risultante in senso assiale deve essere uguale a 0, ovviamente. Ok? Quindi la componente di questa in senso assiale deve essere uguale alla componente di quest'altra in senso assiale, perché l'equilibrio in questo senso deve essere garantito, non è che si sposta, no? Giusto? Benissimo. Vado a fare la somma, per esempio, con la regola del parallelogramma, adesso lo facciamo anche analiticamente, in questo modo, e questa è per me la N'. Ok? Come vedete c'è una risultante che è radiale, giusto? Questa N'. Questa N' in formule è uguale a che cosa? N' sarebbe la somma delle componenti verticali, giusto? Quindi sarebbe 2N per il seno di beta mezzi, cioè la somma di questa componente verticale più questa componente. Ciascuna di esse è pari ad N seno di beta mezzi moltiplicato per 2. Giusto? Andiamo ora a vedere le forze tangenziali. Le forze tangenziali le vedo meglio se guardo la sezione. Questa è la sezione AA. Immaginiamo che il sistema di forze sia ridotto in quel punto come risultante. Va bene? Se io ho questa velocità angolare della puleggia, io posso rappresentare qui la T su una faccia, giusto? Se faccio la sezione A, sto guardando questo punto, giusto? Questo punto è lo stesso di questo ed ho una T, ma questa T a che cosa è uguale? Alla F per N, sempre tramite legata al coefficiente d'attrito, giusto? Quindi posso andare a scrivere T è uguale ad F per N. Ma attenzione, perché questa è la T da un lato, ma io ho la T pure dall'altra parte, giusto? E agiscono in parallelo, va bene? Quindi io posso dire che in un sistema equivalente
a questo, però rappresentato da una cinghia piatta, io ho che T' sarà uguale a due volte T, perché si sommano, e quindi sarà uguale a due volte F per N. Ma N a che cosa è uguale da quest'altra relazione? Qui ho 2F, N è uguale ad N' diviso due volte il seno di beta mezzi. 2 e 2 si semplifica e ho ottenuto la relazione che cercavo, con l'apice primo, cioè T' sarà uguale ad F diviso il seno di beta mezzi per N'. E questi sarebbero i valori di N' e T' di un sistema di trasmissione a cinghie piano equivalente a questo trapezoidale. Che cosa ci ho guadagnato? Ci ho guadagnato che il mio coefficiente d'attrito non è più solo F, ma è F diviso il seno di beta mezzi. Siccome beta è piccolo, il seno di un angolo piccolo è un valore piccolo che sta al denominatore e mi fa crescere non poco il coefficiente d'attrito reale, che dipende dai materiali a contatto e dallo stato di finitura superficiale dei materiali, su cui posso fare poco, va bene? Quindi alla fine, con questo sistema di trasmissione a cinghie trapezoidali, io ottengo un coefficiente d'attrito che in genere si indica con FQ, perché serve il coefficiente d'attrito virtuale, non è quello vero, è virtuale, che però è uguale al rapporto di quello vero con il seno di beta mezzi. E questo va tenuto in mente perché nella risoluzione degli esercizi che riguardano le trasmissioni a cinghie, se viene specificato che abbiamo a che fare con cinghie trapezoidali, nella formula, per capirci, in questa non dovete mettere F, ma dovete mettere l'FV, che è dato il rapporto di F per il seno di beta mezzi. Quindi otteniamo questo effetto cuneo che va ad aumentare il coefficiente d'attrito effettivo tra la cinghia e la puleggia. Va bene? Ok, ci fermiamo qui.